Bentornati a Italia 4.0. Dopo la nostra puntata di apertura in cui con i presidenti delle associazioni industriali abbiamo fatto il quadro di quali sono le sfide che l'industria, la meccanica, la manifattura italiana affronta in questo momento così complesso per tutto il paese, iniziamo a entrare dentro il mondo della tecnologia e dell'innovazione. Una innovazione che non solo non si ferma, ma è una chiave per affrontare anche questa situazione in maniera vincente. Cercheremo di approfondire oggi la tematica del cosiddetto Industrial Internet of Things, ma anche della Industrial Smart Working, è una dimensione nuova ma in continuità con tutto quello che con questa trasmissione vi raccontiamo ormai da diversi anni. Vi presento i protagonisti di questa trasmissione, perché in studio con me ci sono Pierpaolo Parabiaghi, che è Robotic Sales Manager di Fanuc, ben arrivato. L'identikit di Fanuc, buonasera. Buonasera. Fanuc è il più grande costruttore al mondo di robotica, macchine e utensili, controlli numerici e piattaforme IoT. È un'azienda giapponese, siamo quotati al Nikkei, siamo nel top 15 nel ranking del Nikkei, è un'azienda molto solida quindi anche dal punto di vista finanziario, 7.000 dipendenti nel mondo, abbiamo 263 subsidiaries su 110, l'Italia cosa rappresenta 110 per countries, per noi in Italia chiaramente è il numero uno, voglio dire, nell'automazione in Europa, 180 milioni con 150 dipendenti. Per noi è molto importante questa presenza nel mondo perché il service per aziende che fanno automazione, quindi import-export, è fondamentale avere questo networking. Ecco. Come vedete, Parabiaghi, come vedete questo futuro? Senz'altro, come dicevamo prima, il futuro è proprio quello, diciamo, della collaborazione tra l'uomo da remoto, no, col discorso del digital twin che facevamo, e la produzione. Noi ci siamo evoluti molto, okay, come Fanuc, su questo tema, e abbiamo sviluppato il Field System. Questo appunto è un sistema che ci consente di andare nel dettaglio all'interno della macchina e andare a prelevare tutti i dati che sono inseriti, che sono intrinsechi nella macchina. L'importanza dell'intelligenza artificiale è poi andare a dar significato a quel dato, perché come dicevamo prima la digitalizzazione ci permette di raccoglierli sotto un unico sistema, poi dopo andare a creare il significato. Questo, per far questo è necessario implementare degli algoritmi molto specifici, molto evoluti, che si contestualizzano, diciamo così, nel tema dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo parecchi esempi, uno mi viene in mente, se posso citarne uno, è quello dei sistemi di visione. Abbiamo delle funzioni specifiche proprio sviluppate da Fanuc, dove si iniziano a guardare, diciamo così, dei prodotti o delle parti che vogliamo andare a individuare e a prendere con il robot, quindi facendo semplicemente due o tre foto, due o tre scatti, dopodiché il sistema autonomamente continua a immagazzinare immagini, okay, del prodotto, e quindi continua a migliorare la capacità di apprendimento. Quindi se all'inizio avevamo, non so, un'efficienza del 70%, 75%, arriviamo poi a tendere a efficienze vicine al 90-95%. Un esempio molto concreto di machine learning, cioè i sistemi basati sull'intelligenza artificiale apprendono dall'esperienza, più dati hanno a disposizione, più precisi sono. Questo è quello. E questo poi è il concetto poi di field system, no? Che consente di agglomerare tutti questi dati in un'unica posizione, anche da macchine diverse, confrontarle, perché poi c'è anche questo in più, che si possono confrontare dati che arrivano da macchine diverse sul campo per poi trarre delle informazioni, analizzarle e poi metterle in pista con delle azioni, perché è sempre importante la parte di predittività, ma poi ripeto anche la parte poi di prescrizione, quindi poi l'azione che si va a mettere in atto, perché quell'azione deve essere mirata e targetizzata laddove poi dobbiamo portare beneficio. Noi parliamo prevalentemente alle PMI italiane, Parabiaghi, le chiedo, certo, se questo è alla portata delle PMI italiane come livello di evoluzione tecnologica, oppure soltanto se le aziende con le spalle più larghe possono andare lì. L'abbiamo pensata proprio così, abbiamo creato due taglie, abbiamo una taglia di field system, diciamo così, che può collegare fino a 30 macchine, quindi molto più semplice, molto più base come, diciamo così, livello, e che consente appunto alle PMI di avere il proprio sistema industrial IoT in casa, quindi sostanzialmente che permette di creare già questo beneficio anche aziende che hanno un numero di macchine inferiore. Poi invece abbiamo un sistema più evoluto che può connettere fino a 100, da 150 macchine in su, diciamo così, e questo chiaramente è riferito invece alle grandi aziende che hanno manufacturing, anche magari
dislocato su ambienti diversi, in country diversi, e quindi poi possono remotare sotto un unico centro i dati di piattaforme diverse. È un sistema che abbiamo sviluppato in collaborazione con Cisco, perché un altro punto molto importante di questi sistemi è anche poi la solidità, lato cyber security, perché sappiamo il numero di dati e il peso dei dati è enorme, quindi abbiamo voluto fare le cose al top per garantire chiaramente ai nostri clienti anche un livello di cyber security molto solido.